Eccoci. Ok. Allora, salve, siamo Emilio, Vincenzo ed Emilio, abbiamo organizzato questa manifestazione Street Art, che è una manifestazione di street art a carattere internazionale. Sono intervenuti svariati street artist italiani e anche da altre parti del mondo. Oltreoceano, Giappone, Bogotà. Abbiamo allestito questa mostra grazie alla disponibilità che ci hanno dato i locali del centro sociale di Pistaggio, qui di Benevento, e siamo abbastanza contenti del risultato ottenuto, anzi contentissimi perché c'è stata una buona risposta credo di pubblico e speriamo di artisti ovviamente, e speriamo di riuscire a continuare così e di riuscire a fare qualcosa di anche di più grande visti i risultati che ci sono stati magari con spazi più adeguati in futuro. Qualche ringraziamento particolare, io ci dicevi? Volevo ringraziare innanzitutto noi stessi, i ragazzi del centro, perché abbiamo lavorato molto. Questa è una manifestazione totalmente low budget, no profit. A spese nostre, anzi a spese degli artisti che hanno inviato i loro lavori. E volevo cogliere la palla al balzo soprattutto appunto per ringraziare gli artisti che ci hanno mandato i lavori e anche Augusto De Luca, che è intervenuto, il cacciatore di graffiti, che già aveva adocchiato qualche lavoro e aveva specificato che questi lavori così belli non dovrebbero stare in questo posto ma in un museo. Io credo che la street art deve stare ovunque, in strada, nei centri sociali, nei musei, in ogni posto dove c'è creatività, dove c'è arte, dove c'è voglia di fare, lì ci deve essere la street art, non bisogna per forza avere sempre dei canoni. Vabbè, volevo ringraziare anche i nostri amici che ci hanno sponsorizzato i taralli, che mi sembra fondamentale perché è la parte più importante della manifestazione, e la vineria che ci ha fornito il vino, che sono stati grandi amici, gli unici sponsor, le uniche marchette a costo zero. Quindi ripetiamo il nome della vineria sponsor ufficiale dell'evento: Miraggi, il taralificio Ricciardi. Benissimo. San Lorenzo. No, con questa salutiamo tutti gli amici su web. Simuline che sbatta, Dimitri e tutta la gente che si sbatte per fare la street art dalla mattina alla sera, sta sempre incapato, con secchio, colla, colori e basta. Colla, colori e creatività. E creatività e testa soprattutto. Va bene, allora grazie ragazzi e complimenti. Speriamo di vederci presto per la seconda edizione di BL Post It Up. Il Post It Up. Più Post It Up in tutto il mondo. A presto, ciao ragazzi.